Benvenuti a Cucina con noi. Oggi andremo a vedere come si preparano le vongole prima di utilizzarle nelle varie ricette. È importante che al momento dell'acquisto le vongole siano vive. Devono essere confezionate in apposite retine con l'etichetta che riporta il luogo di provenienza e la data di confezionamento. Se non vengono consumate subito, vanno conservate in frigorifero a una temperatura tra i 0 e i 2 gradi. È bene stringere la retina in modo da evitare alle vongole di aprirsi. Questo al fine di evitare che perdano l'acqua e possano morire. In seguito vanno coperte con un panno bagnato e conservate in frigorifero. Si possono consumare al massimo entro 2-3 giorni. Adesso andiamo a vedere come si spurgano le vongole. La prima cosa da fare è eliminare le vongole aperte e le vongole morte. Per verificare se le vongole contengono della sabbia, è bene sbatterle una per volta in un contenitore. Quindi le trasferiamo in una bacinella con una soluzione salina al 20%, quindi per ogni litro di acqua aggiungeremo 20 g di sale, questo per farle spurgare. Ecco, in questo caso abbiamo trovato una vongola che all'interno ha solo del fango, quindi ovviamente andrà eliminata. A questo punto le lasciamo spurgare per almeno 2 ore nell'acqua e sale, quindi una volta che hanno spurgato le sciacquiamo bene sotto l'acqua corrente per poi passare alla cottura. Le versiamo in una casseruola. Aggiungiamo un mestolino d'acqua e copriamo. Una volta che le vongole si sono aperte, all'incirca bastano un paio di minuti, andiamo a trasferirle in una pirofila o un altro contenitore. Adesso andiamo a filtrare il liquido di cottura con un colino con all'interno dell'ovatta o una garza. Questo per eliminare gli ulteriori residui di sabbia che si sono formati. Adesso schiacciamo bene. Versiamo il liquido direttamente sulle vongole. Se non vengono consumate subito, le vongole, una volta aperte, possono essere conservate in frigorifero con il loro liquido per un paio di giorni. Da Cucina con noi è tutto, un saluto e alla prossima!